L'Italia deve ripartire, perché abbiamo alle nostre spalle 9 mesi di molta propaganda, molte parole, molti confronti, molti selfie, molti sorrisi, ma in realtà questo paese è di nuovo in ginocchio. La produzione industriale è crollata, il fatturato delle aziende è fermo, anzi è crollato. Abbiamo anche sugli indici di fiducia delle aziende e dei consumatori dati drammaticamente negativi come non mai, e i cantieri del paese sono fermi. La TAV è un simbolo, e a questo punto è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia, perché per nascondere una divergenza politica ogni settimana se ne ascolta una, intanto il cantiere è fermo, perché il blocco della TAV lo sta pagando tutto il paese, lo stanno pagando ovviamente le aziende, i cittadini del nord d'Italia, perché è un'infrastruttura che servirà a questa parte di paese, ma è un costo che pagherà il sistema paese nel suo complesso, e questo è inaccettabile. Quindi quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino, che vada avanti, perché veramente sarebbe criminale anche solo teorizzare per il nostro paese di perdere centinaia di milioni di investimenti per il lavoro, che è la vera grande priorità italiana. Io sono voluto venire perché la TAV è un simbolo oggettivamente, ma in realtà in questo momento in Italia non c'è un argomento di politica di governo, non ce n'è uno intorno al quale la maggioranza parlamentare del governo giallo-verde è unita, e giocano con i programmi come con le figurine. Io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, e il costo dell'incertezza sta provocando quello che noi abbiamo ora denunciato. Ed è assurdo che l'altro grande elemento identitario, oltre al non far nulla, è l'odio.